Poi arriva qualcuno, mi fa lì dentro il gruppo, qualcuno degli iscritti, non estranei. Ma non gli dà fastidio a tutte queste presenze che le evocate, le chiamate? Ma io l'avevo già spiegato un'altra volta, comunque mi piace chiacchierare di queste cose, perderci un po' di tempo, e quindi praticamente il fatto sta così. Non è che chiamiamo le presenze dall'aldilà, le facciamo venire di qua rompendogli le scatole. Noi si va in punti dove le presenze già stanno di suo, perché sono le loro abitazioni, sono i loro rifugi. Poi, se si vogliono avvicinare, noi gli diciamo che siamo venuti in pace, si vuole fare un contatto, prendere un contatto con voi, fare due chiacchiere. Se si vogliono avvicinare, si avvicinano e si fanno vedere la loro ombra, l'energia, la voce, parlano con gli strumenti. Riescono a far salire il K2 come vogliono e improntiamo lì per lì, improvvisato, un dialogo con queste presenze. Però ricordatevi che noi non chiamiamo le presenze e non le facciamo venire vicino alla nostra dimensione. Loro stanno già lì, noi andiamo nei posti dove siamo sicuri di trovarle perché abitano in quella zona. Ci avviciniamo. Si chiede permesso, si chiede scusa, se si dà fastidio. Poi se loro che già sono lì vogliono avere un contatto con noi o ci vogliono degnare di un colloquio o di qualche cosa, noi siamo contenti e le ringraziamo quando si va via. È una cosa che è molto lontana dalla seduta spiritica, dal chiamare un'anima che sta nell'aldilà, perché queste presenze, questi fantasmi, che stanno nell'intercapedine che divide il mondo nostro, quello materiale, da quello spirituale, sono rimasti per qualche motivo vicino a noi, o perché pensano di non aver risolto un problema, o perché pensano che prima di andare via del tutto devono fare qualche altra cosa, o addirittura qualcuno non sanno nemmeno di essere morti e quindi stanno vicino agli oggetti e nelle abitazioni dove hanno vissuto tutta la vita. E comunque, lo ridico ancora un'altra volta, noi non facciamo richieste, non chiamiamo anime che stanno nell'aldilà, nell'oltretomba, ma noi parliamo semplicemente con quelli che stanno nell'area dei fantasmi, nella dimensione astrale, chiamatela come vi pare, è una membrana che divide il nostro mondo da quello dell'aldilà, da quello del passare oltre. Questi qui non sono passati oltre, stanno qui, sono vicinissimi a noi, manca un velo per vederli. Con alcuni strumenti si vedono, con infrarossi, ultravioletti, col termico, col termoscanner, si riesce a vedere queste presenze. Ma il nostro occhio non le vede perché, come sapete, noi abbiamo una vista molto ristretta, vediamo pochissimo di quello che c'è intorno. L'11% di quello che ci circonda lo vediamo, tutto il resto no. Perché noi vediamo solamente una banda di luce molto ristretta rispetto anche agli animali o altri esseri viventi che stanno su questo pianeta. Quindi nella parte ultravioletta, nella parte infrarossa, nella parte energetica, nella parte radio, nella parte altissima frequenza, c'è tantissime cose che noi non si vedono e magari non le possiamo manco toccare perché sono fatte di energia non solida, ma energia, chiamiamola pure rarefatta, o comunque non è un'energia che puoi prendere in mano e stritolarla come fai con un pezzo di legno o qualcosa. È un'energia abbastanza rarefatta, sotto forma di, fate conto, una nuvoletta che vaga nell'ambiente o una bolla di sapone. Lì dentro si racchiude l'energia delle presenze che quando vogliono, caricandosi un pochino, riescano a mostrare una sagoma, un'immagine, un volto o comunque qualcosa per farsi riconoscere e per darti una prova che loro ci sono. In alcuni casi dove si sono caricati parecchio di energia e dove le presenze sono parecchio evolute, e sono tanti anni che stanno lì, riescono a creare qualche poltergeist, spostano qualche oggetto, fanno qualche scherzo, interruttore della luce acceso, spento, il rubinetto dell'acqua che si apre. Quindi vi ho spiegato in poche parole
come funziona il nostro operato. Niente richiami, niente sedute spiritiche e niente anime che stanno nell'aldilà che vengono chiamate per arrivare qui vicino a noi. Andiamo solamente, lo dico ancora un'altra volta perché è importante, in posti dove loro risiedono, nelle loro abitazioni, nei loro luoghi preferiti. Loro stanno già lì, vedono che noi arriviamo, gli si dice che siamo venuti in pace, che volevamo un contatto, fare due parole, prendere un contatto con loro. Se hanno voglia, si avvicinano agli strumenti e ci fanno capire che è un sì. Se invece non vogliono essere disturbati, ce lo fanno capire in parecchie maniere, noi si va via e non gli rompiamo le scatole, si va via e basta, insomma, senza insistere. Va bene? Io vi mando un abbraccio a tutti, mi raccomando, se avete domande da farci a noi del gruppo, se avete oppure dei dubbi o se siete curiosi su qualcosa, chiedetemelo pure, io mi metto qui nell'angolo delle risposte, che è questa stanza che vedete con questo divano rosso, e vi darò tutte le risposte che vi servono. Un abbraccio a tutti da Stefano del GRP. Ciao ciao a tutti.